Quindi ce l'ho. Probabilmente di fantasia, il modulo dedicato alla piazza di una basilica, con tanto di campanile e battistero, tutto in stile gotico veronese, con annessa fermata ferroviaria intonata. Interessante il convoglio di medie distanze, spinto da una D445 con carro V-Rec artigianale. Manualità e meccanica di precisione accompagnano questo complesso impianto di lavorazione e carico pietrisco in stile americano. Il layout ferroviario è solo un contorno ambientativo con soluzioni modellistiche di alto livello. Una sapiente illuminazione valorizza ancora di più la bella e armoniosa composizione degli elementi strutturali. Almost heaven, West Virginia. Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Dalla Sicilia coi ferrobotti arriva U.
Ed è proprio così che una delegazione dell'Associazione Ferrovie Siciliane, con sede a Messina, ha preso il ferry boat e poi il treno e in una notte ha risalito la penisola per partecipare alla kermesse veronese. Senza dubbio sono gli espositori arrivati da più lontano. In bella mostra un bellissimo traghetto ferroviario in scala N1 a 160, la riproduzione della nave Villa, varata nel 1909 dal cantiere Orlando di Livorno. Per un modellista navale e ferroviario non c'è niente di più bello che unire le due passioni in un unico modello, un traghetto ferroviario. La scelta della scala è ricaduta sulla N per poter utilizzare la nave in un diorama operativo con rotabili commerciali attinenti al periodo in cui la motonave Villa prestava ancora servizio ferroviario. La nave, disegnata al CAD da Vincenzo Annuario, è stata costruita in 1500 ore di lavoro, con materiali di uso comune modellistico, compensato di betulla di diversi spessori, cartoncino, plasticard e spezzoni di filo elettrico stirato e verniciato. L'assemblaggio è un cocktail di colle per evitare saldature a stagno. Una piccola flotta di traghetti sta nascendo nelle case dei soci. Chissà che un giorno anche a queste latitudini non si riesca ad ammirarli operativi. Dalla mitica valigia dell'emigrante di Natale Caristi è uscito questo angolo di Sicilia in scala H0. È la riproduzione in 1 a 87 di un angolo di Ali Marina, il passaggio delle principali vie di comunicazione della Sicilia sudorientale, strette fra i monti Peloritani e il mare. Ancora oggi la ferrovia Messina-Catania e la strada statale 114 convivono in pochi metri quadrati, tanto che lo storico fabbricato non è più abitato da tempo. Ancora una volta possiamo ribadire che per costruire qualcosa di veritiero non servono grandi spazi, ma solo una buona creatività. Il fermodellista e amico Stefano Rossi, autore di questo bel plastico, lo definisce una scommessa vinta. Ecco la sua cronaca. Nella calda estate del 2007 decido di costruire un plastico in scala H0. Lo vorrei un po' fuori dal comune, perciò decido di realizzarlo della misura quasi impossibile di 115x115 cm. Sì, avete capito bene, 115x115. Ma in uno spazio così ridotto, cosa costruire? Il solito cerchio sarebbe banale, e il solito otto pure. La mia creatività si sposta rapidamente sulla costruzione di 4 rampe elicoidali di 82 cm di diametro, con 2 stazioni, una a valle e una a monte, e un tracciato da punto a punto, con una stazione nascosta e un tronchino interno. Le 2 stazioni sono a 2 binari con deviatoi in curva, in modo tale da ospitare comodamente un'automotrice su ogni binario. Appena uscita dalla stazione di valle, l'automotrice si infila in galleria per fermarsi nella stazione nascosta, mentre dalla stazione di montagna parte un'altra automotrice che, percorrendo la linea esterna, si immette in galleria per scendere fino alla stazione nascosta. La linea percorre la montagna all'interno. Alcune aperture ad arco lasciano intravedere il treno che scende. Un'altra galleria e il treno esce allo scoperto lungo una linea di parata. Giunta nella stazione nascosta anche la seconda automotrice, un comando fa ripartire le 2 vetture, l'una in senso opposto all'altra, in modo tale che possano arrivare in stazione, rallentare automaticamente e fermarsi. 4 binari, 4 automotrici, mentre il tronchino nascosto ospita la quinta automotrice, insomma, un bel effetto. La mia grande soddisfazione, aver smentito molti esperti del mestiere, secondo i quali non sarei mai riuscito a realizzare un plastico del genere in così poco spazio. Con listelli in legno di abete da 2 cm per 2, incollati con vinavil e piccole viti, ho realizzato un telaio cosiddetto a nido d'ape, creando dei quadrati per sorreggere la struttura.
Le rampe elicoidali sono state realizzate con fogli di compensato di 8 mm di spessore, tagliati curvi e larghi 8 cm. La pendenza è del 3%. Rubando un centimetro qua e là, sono riuscito ad elevare il tutto fino a 50 cm di altezza. Ho utilizzato binari flessibili. Per la costruzione delle rocce mi sono avvalso della collaborazione dell'amico Vittorio, esperto plasticista, che con la sua abilità ha creato le rocce di straordinaria veridicità, utilizzando fogli di poliuretano opportunamente sagomato e lavorato con gesso. Il tocco di colore di base dato da Vittorio ha fatto sì che Nicoletta, la mia compagna, potesse con la sua vena artistica completare l'opera di coloritura con risultati che parlano da soli. Sulla sommità si trovano la stazione di arrivo e il piccolo borgo con la chiesetta in stile romanico. Un bivacco ospita escursionisti che si riposano, mentre due sposi hanno detto il loro sì in scala 1 a 87. A bassa quota si trova la stazione di valle con i passeggeri in attesa del treno. La vegetazione è tutta di mia costruzione, alberi compresi, ad esclusione degli abeti, che sono di produzione commerciale. Tutti i fabbricati in resina sono stati da me assemblati e dipinti dalla mia compagna. La massicciata è stata ottenuta utilizzando ghiaia recuperata dalla spiaggia di Loano, incollata con vinavil diluito con acqua e mescolato con una minima quantità di colore marrone per creare un fondo di base. Successivamente a massicciata indurita, Nicoletta ha provveduto all'effetto invecchiamento utilizzando solamente pennelli. Per la circolazione dei treni sono ricorso al sistema digitale, anche perché in analogico sarebbe stato impossibile. Ho potuto invece usare l'analogico per scambi, semafori e dispositivo di segnalazione di tratta impegnata. Per il circuito elettronico mi sono avvalso della collaborazione dell'amico ingegnere Gino. Con pochi componenti è stato realizzato un dispositivo che possa rilevare, tramite l'assorbimento delle automotrici, la presenza delle stesse nelle tratte ricavate dalla stazione nascosta a due binari con doppio sezionamento. Il sistema di rallentamento in stazione è dato da un dispositivo molto semplice ed economico, totalmente autocostruito. È stato interessante riuscire a miscelare la corrente digitale a onda quadra con la corrente analogica. Il tutto è realizzabile adottando un sistema di protezione. Il pannello di comando è autocostruito. Dei LED tramite relè bistabili rilevano il posizionamento degli aghi degli scambi posti nella stazione nascosta. I relè bistabili sono stati utilizzati anche per comandare simultaneamente, con un unico pulsante, deviatoi e segnali. Semafori, lampioni, tabelle di avviso e di protezione sono di produzione artigianale. Quattro trasformatori alimentano circuiti separati: scambi, semafori, lampioni e lampadine varie. Stefano Rossi ha avviato una produzione di ponti e portali di galleria in resina in scala H0 e realizza plastici e diorami su ordinazione. Per chi fosse interessato, può contattare la redazione di TG Trains. Ultimo, ma solo in scaletta, il piccolo impianto in scala H0M, dedicato alla ferrovia retica di inizio Novecento. In un paesaggio quasi dipinto, lo è oggi, figuriamoci allora, prende vita una stazione d'incrocio con annessa rimessa, presa d'assalto da treni a vapore, per la verità un po' troppo veloci per la tortuosità della linea. Le dimensioni del plastico sono 94 x 208 cm, calcolati per il trasporto su una autovettura. Molto semplice il tracciato. Consiste in un circuito a 8 con stazione nascosta di 3 binari per alternare la circolazione dei treni. L'armamento è BEMO Coda 70, con scambi motorizzati e polarizzati con motori PECO. Un elemento scenico fondamentale nella realizzazione di un plastico di ambientazione retica è l'abete, e qui dobbiamo sottolineare che l'effetto è raggiunto. Il parco trazione è BEMO, la piccola G34 Rezia, la Malle Talbula, le G45 107 e 109 con spazzaneve e la 108 di STL. Però su quello che ho a casa ci vediamo così, ma qua
Si chiude qui la pagina dedicata alla Kermesse Veronese 2009-2010. Continuate a seguire i nostri telegiornali e le pubblicazioni tematiche. Diffidate dalle imitazioni. Arrivederci a presto sui binari del nostro hobby preferito.